Vedi, io volevo raccontarvi un fatto. Che siamo in sette persone, una squadra di sette. Decidiamo di andare a Montezemolo. Motivato. Tutti eravamo un po'. Insomma, che partiamo. Entriamo dentro all'osteria di Montezemolo. E c'erano. Come si dice, la Monte Rosa che di là prendeva il padrone come ci ha visto è diventato matto, non parlava, pensa che dopo diversi tanti anni io sono capitato lì e lui mi ha riconosciuto. Per quel che ti mi ha fatto trovare tanta paura. Però quando siamo usciti, questi ci hanno visto. Allora ieri c'era un Bren, avevamo il Bren. Bren è un mitragliatore inglese. Fuori dal paese, fuori dall'osteria, c'era un blocco, uno scoglio. Io metto il Bren sopra questo scoglio e faccio scappare i miei compagni. Sono arrivato, poi è venuta la nebbia e mi ha salvato. Sono arrivato a Niella Belbo, Ortica mi ha dato uno schiaffo, mi ha detto brutto vigliaco, a parte il fatto che siete andati là, ci lasciavi la pelle. Ho preso lo schiaffo e me lo sono tenuto. Quindi te ne sei occupato da solo di quelli là? Te ne sei occupato da solo dei Monte Rosa? Sì, Tutti. sette caricatori. Beh, sparavo, io non so, avrò ucciso qualcheduno, certo. Ma come mai siete andati a Montezemolo? Siete andati a cercare Nina? Siete andati a cercare. La mania di uscire da Agnella Belbo, di uscire allo scoperto, di andare a cercarli. Era azzardo grosso che si era fatto da parte di giovani che volevano evadere dalla monotonia e andare a cercare la morte, perché lì cercavi la morte veramente. Non avevate paura di niente. La paura era scappata dalle nostre tasche, dalla nostra gola, dal nostro stomaco, dal nostro cervello. Perché se fai il partigiano non puoi aver paura. Sì, la paura c'è sempre, ma o fai il partigiano senza paura o non lo fai.